GG a tutti ragazzi, sono Alien Loot Gaming dicembre 2016 chiaramente, e questa sarà la scatolina dove troveremo l'oggetto a tema Destiny o anche quello Mass Effect. Senza perderci in altre chiacchiere, andiamo subito ad aprire la fantastica scatolina. Fantastica in realtà è sempre quella, è nera, e ciò che cambia è all'interno. Ciò che possiamo subito vedere è chiaramente una scatola a tema spazio, mentre il poster già si muove per i fatti suoi. Allora, già si intravede un poster dal look destiniano Mass Effect, effettiano, se mi permettete il termine, però non lo vediamo adesso, lo vediamo dopo. Cominciamo dalle cose indossabili in realtà, e sapevamo che c'era Mass Effect a questo giro, e infatti avete già visto dalla scritta N7 Mass Effect, ecco la t-shirt a tema, prodotto originale, vedete, Mass Effect Bioware, quindi eccola la maglia Mass Effect, semplice, nera, una scritta N7 per gli appassionati. Tanto basta questa scritta, io direi. A proposito di Mass Effect, qui troviamo uno che sta aspettando con particolare impazienza il prossimo capitolo Andromeda. Comunque, andiamo avanti. Questa, invece, tema Ratchet & Clank, abbiamo... Allora, secondo voi cosa potrebbe mai essere questa parte, l'ovvia forma? In realtà, e adesso andiamo a vedere, ecco, l'avete già vista, volevo fare la sorpresina ma non è andata. In realtà questa è una penna, quindi voi per esempio andate a un colloquio di lavoro, dovete firmare il contratto, il datore vi dice: per caso ha una penna? Sì, certo, ecco a lei. Gli date questa e siete immediatamente licenziati, no? A parte gli scherzi, una penna abbastanza interessante, dai. Io personalmente non ho mai giocato a Ratchet & Clank, quindi scusate e l'ignoranza. Lasciamo un attimo la penna qui, tanto non si offende mica la maglia. So che già si vede il tema Destiny, ma lo lasciamo alla fine. E andiamo invece a vedere questo collezionabile in celofanato, che adesso strappiamo come se non ci fosse un domani, perché noi siamo dei barbari. Via. Questo è un Loot Crate Exclusive, nel senso che è un prodotto a tema XCOM 2 esclusivo Loot Crate, quindi in teoria questo non dovrebbe essere possibile trovarlo da nessun'altra parte. Che cos'è questo? È una figure Chrysalid, insomma fate un po' voi, di XCOM 2. Che non ho purtroppo mai giocato. E uno può dire: che cavolo, scusa, ti chiami Alien, non hai giocato a XCOM che è tutto sugli alieni, sei scemo. Bene, apriamo la scatola. Già vediamo una figura abbastanza interessante, devo dire, impacchettata. Ecco, spacchiamo come se non ci fosse un domani. Voilà. Lo apriamo come se fosse un uovo. Voilà. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere un attimo i dettagli. Guardate, allora, è abbastanza leggera come figura, no? Abbastanza insettoide, se mi permettete la terminologia. Carina, dall'altra, magari se non vi piacciono gli insetti, magari queste zampine qui potrebbero... Insomma, pare un insetto. Ora, io non posso commentare questo perché non ho mai giocato a XCOM 2, quindi non ho commenti intelligenti da fare, per cui sto zitto. Se siete appassionati di XCOM 2, mi auguro che possiate apprezzare quanto visto qui. Comunque, bella leggera, mi piace. Se non altro sta in piedi benissimo. Vedi? Invece, però non la mettiamo così, sennò poi non si vede. Ok. E adesso arriviamo al... prima faccio vedere la spilletta. Prima la spilletta, che è la spilletta Space. Non so se si riesce a vedere malgrado la luce. La spilletta Space. Ecco qua, dicembre 2016, Space. Lasciamo la spilletta. Facciamo vedere la scatola, a tema sempre, vedete, tema Space. E adesso andiamo con il piatto forte. Il piatto forte lo avete già intravisto. C'è già il simbolo di Destiny, quindi ecco l'oggetto a tema Destiny, che è in pratica una sciarpa. Allora, ce ne sono tre di queste sciarpe, ok? Non credo si possa scegliere quale arriva, poi questo non lo so. Ci sono tre sciarpe, una per classe. Chiaramente, e vi assicuro che non credo sapessero della mia preferenza, questa è la sciarpa del Titano. Evidentemente quelli di Loot Gaming hanno visto, lo sanno che a me piace il Titano, e mi hanno mandato questa. E la sciarpa di Destiny del Titano, cioè chiaramente la variante cacciatore è tendente all'arancione, se non ricordo male. Poi c'è quella dello stregone, che è tendente al giallo. Quella del Titano è così, insomma. Quindi forse, come si suol dire dalle mie parti, questa è la meno scattosa, cioè quella che forse dà meno nell'occhio. Credo che quella dello stregone già dia un po' più nell'occhio. Veramente molto molto interessante, guardate. Che poi tra parentesi, credo esista, adesso non mi ricordo bene,
un pezzo di armatura del titano, l'oggetto di classe, che credo finisca così, sia più o meno così. Voi lo vedete che pende al lato della cintola. Vabbè, insomma, comunque questa è la sciarpa di Destiny, davvero molto 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 carina. È anche utile, direi, visto il freddo. Sì, c'è ancora bisogno di una sciarpa, quindi bene così per questa sciarpa. Molto molto interessante. E direi che è tutto per questo mese. Io vi ricordo che se doveste essere interessati all'acquisto di uno di questi, potete usare benissimo il mio codice che trovate in descrizione e anche in sovraimpressione nel video. Il mese prossimo ci sarà Portal, Resident Evil 7, Psychonauts e Mega Man, se la memoria non mi inganna. Bene, che dirvi, io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta, love and peace a tutti ragazzi, ciao! Un attimino, fermi, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa. Il poster! Ma guardate quanto mi dimentico delle cose qua, sto sicuramente invecchiando, perché mi sono dimenticato di farvi vedere il poster. Come dicevo, a me sembra una via di mezzo, non so se si vede bene, tra un Destiny e un Mass Effect, non lo so. Questa mi sembra un'armatura simile titano con un'arma che ha questo simil cacciatore con un simil fucile d'assalto destiniano e questi caschi alla Mass... non lo so, insomma, diciamo che sì, ha un aspetto abbastanza Mass Effect destiniano. Dai, adesso basta, me ne vado, ciao!